vivibilità maggiore alla città, e noi ci siamo dati anche un obiettivo chiaro: vogliamo in 5 anni portare gli abitanti di Varese a 90.000 abitanti come era un tempo, ma non facendoli vivere peggio come ora, facendoli vivere meglio. Devono venire perché a Varese si vive bene come era una volta, non scappare perché Varese è troppo cara, è troppo caotica, è troppo insicura. Noi la vogliamo meno cara, meno caotica, più sicura, più vivibile. Vogliamo le castellanze riqualificate e riportare la gente a vivere nella nostra amata città, perché noi la città la amiamo davvero, al contrario di qualcuno che in questi anni ha detto di amare la città, ma forse nel suo cuore non sapeva neanche che cosa voleva dire la parola amore. Ecco, allora vogliamo assolutamente intervenire sulla maggiore viabilità con un piano che porti Varese a 90.000 abitanti, come vi dicevo, in una visione policentrica fatta di servizi diversi. Varese l'hanno fatta strategicamente sbagliata su un asse principale anche di viabilità, se vedete, che è praticamente Viale Borri Masnago. Ci hanno fatto la linea E, che è quella che ha più frequenza, ci hanno fatto tutti i servizi, l'università, gli ospedali, tutti i servizi sportivi, e tutto il resto è morto. E quel tratto è diventato il caos. Questa è mancanza di lungimiranza. Come mancanza di lungimiranza, capacità di fare ovviamente iniziative che sappiano attirare la gente per far vivere anche economicamente la nostra città. Qui stanno morendo i commercianti perché a Varese non ci vuole venire più nessuno perché non c'è niente da fare. Eppure abbiamo risorse di persone e anche di materiali interessanti. Noi abbiamo i cimeli risorgimentali chiusi in un cassetto, abbiamo le essenze arboree più belle della Lombardia che potrebbero essere catalogate e messe in rete per farle visitare alla gente da fuori. Abbiamo un sacco di cose, tra cui il Sacro Monte, patrimonio dell'UNESCO, dove le attività stanno chiudendo. Figuratevi voi come siamo in grado di sviluppare qualche cosa di economia. Noi abbiamo dei gioielli che non sappiamo valorizzare. Beh, lì ci vuole buonsenso, capacità. Io ho visto un giorno, ero con qualche amico, Lugano, che era venuto a sponsorizzare le sue iniziative in piazza Montegrappa. Ma noi non siamo in grado neanche di andare a sponsorizzare nulla fuori da Varese per fare tirare l'economia di Varese. Allora lì ci dobbiamo impegnare, serve la testa oltre che i soldi che ci sono, serve la capacità di amministrare, la voglia di ascoltare, capire le proposte, accettare quelle serie e abbandonare quelle poco serie, ma dando sempre una spiegazione. Questa è una buona amministrazione. Ecco, allora io veramente non vi voglio tediare questa sera con discorsi troppo lunghi, con comizi esagerati. Io vi ringrazio di cuore, veramente, perché ho vissuto una campagna elettorale come mai nella mia vita, e qualche campagna elettorale l'ho pure fatta. L'ho vissuta in modo molto sereno perché ho percepito, girando in questi giorni, un affetto incredibile della gente, e del resto un movimento locale che sa scendere in piazza al venerdì sera, credo che nessuno di questi signori lo potrebbe fare. Mettete sul palco Fontana o Prandi o chi peraltro, adesso non ricordo neanche i nomi, nessuno li andrebbe a sentire, perché evidentemente non hanno mai parlato con la gente. A me non mi vengono a sentire perché sono così bello, mi vengono a sentire perché abbiamo sempre parlato con la gente, c'è una squadra che ha lavorato ed è qua anche oggi perché ha parlato con la gente e sa tirare ovviamente la volata al movimento. E allora chiudo come ho iniziato, chiudo dicendo che dobbiamo sapere dare delle risposte urgenti alla città. Girando abbiamo anche sentito molta povertà, molti problemi del lavoro, della casa, e questi sono problemi che feriscono. Vi garantisco che chi si candida a guidare una città sente questi problemi come propri e a volte non sa neanche le risposte che deve dare, perché ovviamente dobbiamo essere anche chiari, che ci stiamo candidando a fare il sindaco e a governare una città. Non abbiamo la bacchetta magica, ma crediamo assolutamente di essere 100.000 volte meglio di questi che per Varese non hanno fatto nulla. Anche oggi sono qua, quelli che non possono essere qui perché stiamo parlando di venerdì alle 6:30 e molti lavorano e hanno altri impegni, ma sono qui moralmente con noi, mi hanno mandato messaggi, chi non può venire, chi non c'è, però li ringraziamo tutti perché so che hanno lavorato con impegno e dedizione per far sì che Movimento Libero apri forza città, e sono sicuro di questo, non lo dico per presunzione ma lo dico per consapevolezza, perché abbiamo girato la città palmo a palmo, quartiere per quartiere, via per via, e non abbiamo trovato nessuno che non ha compreso il nostro progetto, che negli ultimi 5 anni ha rappresentato l'unica vera voce dei cittadini a Palazzo Estense, quei cittadini che si sono lamentati dalla mattina alla sera contro una maggioranza immobile, incapace, ma anche contro un altro